A Caltagirone, gli abitanti di Via Gelone, un percorso periferico ricadente in Contrada Mazzone, raggiungibile dall'SP72 che assume la denominazione di Via Garibaldi, sono da qualche anno alle prese con problemi legati al parziale isolamento in occasione di ogni evento piovoso, specie se persistente come le piogge degli ultimi giorni. Dobbiamo fermare in continuazione per poter togliere tutti i masti che cadono giustamente senza muri di contenimento, cadono masti, cadono pare di ficodindia. Poi la strada non è illuminata, non ci sono servizi, siamo proprio abbandonati a noi stessi. Via Gelone, pur non essendo una zona urbanizzata, è allo stesso modo un percorso che si estende per un paio di chilometri, ma interessato da una notevole presenza di abitazioni, sia rurali sia residenziali. In questa zona vivono stabilmente tutto l'anno oltre 25 famiglie. Circa in questa zona, da questa parte, sono circa 25 famiglie. Tutto l'anno ci viviamo tutto l'anno, quindi giustamente la mattina saliamo per accompagnare i bambini a scuola. Gli abitanti di Via Gelone chiedono infine all'amministrazione comunale che alla luce degli interventi di manutenzione ordinaria per la viabilità che si dovranno realizzare, per i quali sono stati stanziati 150.000 euro, fanno appello all'ente di Palazzo dell'Aquila affinché questa arteria possa rientrare in questo finanziamento comunale. Istituzione comunale chiediamo un intervento comunque consono a poter vivere tutte le faccende quotidiane, giusto per andare a lavorare, perché tante volte rimaniamo bloccati, dobbiamo chiamare a chi di dovere per comunque sbloccare la strada. E per restare in tema di viabilità da Palazzo dell'Aquila, conclude il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo, che ha annunciato che sono in corso di definizione le procedure riguardanti il finanziamento con fondi comunali di 150.000 euro ai fini della realizzazione degli interventi di manutenzione delle strade nel centro urbano. La Giunta comunale proprio in questi ultimi giorni ha adottato moltissime delibere che fanno sì che si possa intervenire sul ripristino di alcuni tratti ammalorati della rete viaria della nostra città, che avrebbe bisogno di interventi di manutenzione molto costosi e molto consistenti. Da gran tempo non se ne facevano, noi li abbiamo programmati anno dopo anno e presto partiranno dei lavori di ripavimentazione di molti tratti ammalorati, oggi in condizioni di precarietà, della nostra rete viaria.